Buongiorno, iniziamo la seduta del question time. Chiedo ai colleghi di prendere posto e di iniziare appunto con l'oggetto numero 114. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Ricci, rivolta all'assessore Chianella. Situazione legale e contrattuale tra la SASE, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi, e la compagnia aerea Flyvolare, eventuale adozione di iniziative a tutela dell'immagine e delle risorse pubbliche impiegate, adozione di interventi sugli assetti gestionali e direzionali della medesima SASE, informazioni e intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego consigliere. Chiedo un po' di silenzio in aula e a chi non è interessato di uscire dal corridoio, grazie. Grazie Presidente, è l'atto numero 1355 e riguarda la società di gestione dell'aeroporto dell'Umbria e l'accordo che ha intentato con la compagnia aerea Flyvolare. Tale accordo fu comunicato alla fine di luglio 2017 e prevedeva l'attivazione di alcune linee aeree, nonché il basamento di un aeroporto presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Dopo la conferenza stampa di presentazione, l'ENAC, Ente Nazionale Aeroporti Civili, diffidava Flyvolare in quanto non aveva ottenuto le due autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi programmati. Flyvolare dichiarò sempre a mezzo stampa che entro la fine di settembre avrebbe ottemperato con l'ottenimento delle due autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi. E in audizione in seconda commissione consiliare a metà ottobre 2017, il quadro dirigente della società di gestione dell'aeroporto dell'Umbria, la SASE, dichiarò che entro la fine di dicembre questa situazione avrebbe trovato un compimento anche con il proseguimento contrattuale, quindi lo svolgimento e l'attivazione delle linee aeree programmate di sviluppo dei servizi aeroportuali. Nel contempo abbiamo appreso che erano già stati erogati 500.000 euro che facevano parte dell'accordo concordato fra la SASE, società di gestione dell'aeroporto, e Flyvolare. Abbiamo appreso recentemente che la SASE, società di gestione dell'aeroporto, ha intentato le attività giuridiche per la risoluzione del contratto. Con queste condizioni al contorno, era opportuno chiedere la reale situazione contrattuale e soprattutto i tempi, se erano stati previsti e programmati, di riottenimento da parte della SASE dei 500.000 euro erogati a Flyvolare, che a questo punto è chiaramente inadempiente e non potrà svolgere più i servizi programmati, e inoltre se in questo quadro erano previsti delle situazioni di modifica degli stessi assetti complessivi della SASE, società di gestione dell'aeroporto, e se la Regione anche era intenzionata a intentare delle azioni sinanche di risarcimento per i danni all'immagine che tutto questo ha indubbiamente provocato al sistema aeroportuale dell'Umbria e anche al quadro complessivo dell'immagine, ivi inclusi gli effetti negativi indotti nel quadro turistico. Grazie. Grazie, prego. Assessore, non vi ho ricordato il rispetto dei tempi, ma se non ci stiamo andiamo fuori. Come sarò breve. Grazie Presidente, grazie Consigliere Ricci. In relazione a quanto richiesto dal Consigliere Ricci e da informazioni assunte presso la società SACE, credo che sia però necessario riepilogare sinteticamente cosa è accaduto velocemente. La società Flyvolare,
come già sappiamo, aveva avviato i contatti con l'ente abilitato al rilascio delle necessarie autorizzazioni all'isola di Malta, esattamente la Transport Malta. Ovviamente tali autorizzazioni poi avevano ed hanno valore comunitario. L'ente per l'aviazione civile di Malta, alla scadenza del contratto di fly volare con SASE a fine settembre, primi d'ottobre, non ha rilasciato il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio per il trasporto aereo, necessarie entrambe a operare sul territorio della Comunità Europea. I rappresentanti di fly volare stimavano allora che le autorizzazioni sarebbero state rilasciate entro fine settembre, potendo solo successivamente avviare l'attività operativa. Va sottolineato quindi che non era ENAC a dover rilasciare tale autorizzazione. Ciò nonostante, il giorno 1 agosto, ricordiamo, ENAC pubblicò una diffida a fly volare a pubblicizzare e vendere biglietteria aerea fino a quando non avesse avuto le debite autorizzazioni. Tali autorizzazioni a fine settembre non sono state rilasciate e quindi è venuto meno l'impegno contrattuale. In merito alla reale situazione contrattuale e legale fra SASE e fly volare, si precisa che con lettera 4 ottobre 2017, a firma del Presidente di SASE, si è proceduto alla risoluzione del contratto di attivazione dei collegamenti aerei, come da protocollo del giugno del 2017, con richiesta di restituzione della somma di 500.000 euro, versato a titolo di deposito cauzionale, come previsto al punto 9 del contratto stesso. Con lettera 10 novembre, ultimo scorso, la Fly Volare ha manifestato la pronta volontà a restituire, come da richiesta, il deposito cauzionale di euro 500.000 e a risolvere il contratto di attivazione dei collegamenti aerei in essere con SASE. Ovviamente la Regione dell'Umbria segue attentamente tutte le varie evoluzioni sia della gestione della società e dell'aeroporto e manifesta comunque, diciamo così, fiducia rispetto alla governance della SASE. Se ci saranno, diciamo così, evoluzioni diverse nel prossimo futuro, avremo modo di parlarne. Grazie, prego, consigliere. Prendo atto che si sta, diciamo, attivando la procedura legale per recuperare, mi auguro velocemente, la cifra di 500.000 euro che la SASE, società di gestione dell'aeroporto, ha erogato a Fly Volare. Io credo e auspico una maggiore attenzione. Prima di erogare delle risorse ad una compagnia aerea bisognerebbe essere certi che ci siano tutti i quadri autorizzativi necessari per compiere i servizi aeroportuali necessari. Comunque, e concludo, rimane il punto progettuale, quello che credo opportunamente la SASE dovrà interagire con compagnie aeree low cost di rilievo italiano e internazionale per attivare nuove linee, perché oggi le compagnie low cost a basso costo sono attrattori verso gli aeroporti di origine e di destinazione di flussi commerciali importanti, ma anche di flussi turistici, avendo le compagnie aeree low cost anche delle reti commerciali e di promozione che possono essere molto utili per lo sviluppo del sistema aeroportuale dell'Umbria. Grazie. Grazie, consigliere Ricci. Adesso saltiamo l'oggetto 119, aspettiamo l'arrivo dell'assessore Paparelli. E passiamo al 120, si tratta dell'atto presentato dal consigliere Nevi e rivolto all'assessore Barberini, intendimenti della giunta regionale sull'utilizzo improprio di una vettura dell'ASL Umbria 2. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. La vicenda è tristemente nota, nel senso che un quotidiano locale, Il Messaggero in particolare, il 16 ottobre, in occasione della celebrazione a Terni del congresso del PD, ha fotografato una vettura della ASL 2 parcheggiata davanti alla sede del PD e ha raccontato di una persona che è uscita
dalla macchina, quando un'altra l'aspettava nella macchina, è salita al secondo piano di Viale Mazzini, dove è la sede del PD, ha votato al congresso del PD e poi è ritornata in macchina. Chiaramente questo è quello che dice la stampa, atteso che appunto i mezzi pubblici della ASL devono essere utilizzati con il solo scopo di ottemperare chiaramente al servizio pubblico, si chiede se l'assessore ha preteso una spiegazione scritta dalla ASL, se ne è stata accertata l'identità di questa persona e quali sanzioni sono state adottate per punire la persona che si è resa appunto responsabile di questo grave atto, che tra l'altro, diciamo, non fa altro che aumentare quella distanza tra la politica e i cittadini, che è già purtroppo abbondantemente messa in discussione da vari atteggiamenti non proprio in linea con il buon funzionamento appunto delle istituzioni e con l'etica della responsabilità che dovrebbe appartenere a tutti i dipendenti pubblici. Grazie. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, la vicenda è una vicenda che era nota ancor prima della presentazione della interrogazione da parte del consigliere Nevi. L'azienda sanitaria di quella ASL numero 2 si è mossa ovviamente nel rispetto delle regole, trattandosi di una situazione di presunta violazione di regole, comunque ci sono procedure ben definite dalle norme e dall'accordo collettivo nazionale. Riassumo brevemente tutto ciò che è stato fatto. La direzione ha chiesto delucidazioni al responsabile del direttore di distretto, lo ha fatto ancor prima dell'uscita della situazione sull'articolo sul giornale, sul quotidiano locale, in quanto il giornalista aveva ancor prima di scrivere comunicato al direttore generale questa situazione. In data 17 ottobre il direttore generale ha trasmesso tutti gli atti e richiesto effettuare un'indagine al direttore del distretto. Nel giorno successivo responsabile del coordinamento della continuità assistenziale ha comunicato i nominativi dei professionisti che erano alla guida, che stavano utilizzando quel mezzo, proprio perché trattasi di un mezzo a disposizione dei medici di continuità assistenziale. In data 18 ottobre i medici interessati sono stati convocati dal responsabile del distretto e hanno presentato le loro memorie difensive. Alla luce dell'esame di queste memorie e della situazione dei fatti ricostruita, è emerso che per una dei professionisti incaricati, colei che non era scesa dal mezzo, è stato effettuato un semplice richiamo verbale. La persona che invece ha abbandonato il mezzo è una persona, si prefigurano tutte le situazioni, le condizioni per irrogare una sanzione, partendo dal presupposto che si sarebbe verificata, anche se breve, una interruzione temporanea del servizio attivo di continuità assistenziale. Ai sensi dell'articolo 67 dell'accordo collettivo nazionale, la fattispecie è stata trasmessa al collegio arbitrale, la commissione regionale paritetica, che deve decidere sulla questione. Tutta la documentazione quindi è stata trasmessa. Ad oggi ancora il collegio arbitrale non ha esaminato la situazione, ma alla luce
dell'esame della convocazione sarà emanato il provvedimento e applicata la sanzione prevista dall'accordo collettivo nazionale, se il fatto sarà ovviamente ancora dimostrato così come è stato ricostruito sulla base appunto degli atti che ho appena enunciato. Comunque nella sostanza mi sembra di poter dire che sulla base delle ricostruzione storica degli interventi c'è stata da parte della direzione generale di tutta l'organizzazione una pronta disponibilità, una pronta attenzione a verificare l'evento nel rispetto delle regole, perché se c'è violazione delle regole in ogni caso questa violazione va accertata seguendo appunto le regole stesse. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Nevi. Ma mi pare che dalle parole dell'assessore la risposta ci sia già, cioè che c'è stato il fatto, e questa è una cosa di inaudita gravità. Chiaramente, quindi mi pare che l'accertamento sia stato già fatto, e adesso si passa alle sanzioni. Rimango un po' stupito del fatto che la persona che guidava la macchina sia stato fatto solo un semplice richiamo verbale, per l'altra vedremo se e quando sarà erogata la sanzione. Intanto annuncio che acquisirò anche tutta la documentazione per verificare la procedura nello specifico e per capire ai sensi di quale legge è stato fatto un semplice richiamo verbale. Grazie, per adesso mi ritengo comunque soddisfatto della risposta dell'assessore.